E in merito alla manifestazione sul caro bollette che si è svolta ieri a Palermo, il presidente della regione Renato Schifani ha incontrato i rappresentanti delle varie associazioni, affermando come sto dalla vostra parte, oltre che come presidente della regione, anche come cittadino. Gli uffici stanno lavorando alla moratoria IRFIS, verrà sospeso il pagamento della quota capitale della rata in scadenza del mese di dicembre dei mutui. Questo quanto detto durante l'incontro a Palazzo d'Orleans dal presidente Schifani. I rappresentanti hanno voluto consegnare al presidente un documento unitario contenente una serie di richieste contro il rincaro dei costi energetici e delle materie prime. All'incontro erano presenti anche il ragioniere generale della regione siciliana Tozzo, il dirigente generale del Dipartimento dell'Attività Produttive Frittitta e il direttore generale dell'IRFIS, dottore Guagliano. Abbiamo ovviamente immediatamente accolto l'appello delle associazioni di categorie, tutte le categorie, per accogliere appunto questo grido di dolore che condividiamo. È una crisi imprevista dopo il Covid, la crisi energetica che ha portato a costi impazziti delle bollette. Il governo nazionale sta facendo la propria parte con uno sforamento di 30 miliardi, la Sicilia si impegnerà a individuare delle risorse, farà la sua parte nei limiti del possibile, ma la farà, è già anticipato la moratoria per esempio sulle scadenze IRFIS di fine anno. Questa è soltanto la prima parte, a breve saremo più chiari per spiegare alla collettività siciliana quello che può dare e darà la Sicilia.